Ciao Briscolini, allora siamo al momento della pirlatura del nostro lievitato leggero. Allora, io ho già diviso, cioè ho evitato di farvi vedere questa parte, insomma, ne ho fatti 4 perché sono, adesso se mi cade il cellulare sentite, ok, vedete 1, 2, 3, 4. Allora, questi qua sono piccolini, sono da mezzo chilo, 5, 10, qualcosa, gli altri sono sul chilo. 9,99 un chilo. Ciao amore, l'amore della sua mamma. Vieni qui su, caro, se fatti vedere che sei bello come il sole. E niente, adesso li andiamo a pirlare. Questi sono più piccoli perché sai che avevo detto che gli avrei fatto uno stampino più piccolino, che volevo vedere tipo nello stampetto da un cake. Non mi sono preparata ovviamente, perché naturalmente da fare. Vabbè, allora cominciamo. Allora, uno lo voglio fare, mi è venuto in mano questo. E ho detto perché no? Proviamo allora una stella, uno da panettone alto da chilo, questo è sempre da chilo anche lui, e questi qua piccolini che ho trovato al supermercato, queste di Monti. Monti naturalmente è Montersino, ma siccome io praticamente sono, io e la pasticceria siamo così, capito? Posso permettere di chiamarlo Monti. Mi scusi maestro se mi sono paragonata anche solo lontanamente. Allora, devo vedere come, perché sono molto leggerini, insomma non sono nati sicuramente per questo, però insomma ci proviamo. Allora, io partirei dal più, da questo. Allora io comincerei così, chiudo, ok? Cominciamo a fare la prima pirlaturina. Sono persa un pezzo di... Ok, li lo lasciamo. Aspetta che chiudo. Però adesso tu sei un po' in mezzo ai balotos. Molto bene. Ok. Insomma, io pirlo così, ok? Buon. E questo è l'altro. Sul tavolo io non metto niente perché mi trovo bene così. Certo, se voi avete la fortuna di avere o un piano di marmo o un piano in acciaio, meglio. Niente, perlatura è quella, né? Non è che io sia un gran maestro della perlatura. 1, 2, 1, 2, e a un certo punto lo faccio solo con una mano e con l'altra invece me lo tiro verso di me. Ok? Questa è la prima pirlaturina. Poi metto lì, stessa cosa. Insomma, io adesso non è che sia, cioè se dovete guardarvi la pirlatura andate veramente a guardarvela su YouTube, cioè è una roba seria, la mia è... Ripeto, il mio sempre metodo che mi sono costruita, ok? Insomma, guardando un po' i vari video, a parte che io ho le mani che sembrano due badili, ma insomma fa niente. E intanto questa è la prima. Adesso lascio riposare un 10 minuti. Da un pezzo di ananas, sono indietro, mi mangerei anche il tavolo. 10 minuti e un quarto d'ora, poi diamo l'altra pirlaturetta e dopo buttiamo gli stampi.